Buongiorno ragazzi, questo è l'ultimo giorno. Adesso ho preparato i panini e la colazione. Oggi ancora non c'è campo, da tutta la vacanza non abbiamo campo. Dobbiamo andare fino all'aeroporto per fare il check-in. E questa è la mia colazione. Non c'è l'aria. E anche stamattina c'è la nostra Milano. Sempre con noi. Elena, ragazzi, siamo riuscite ad entrare nella spiaggia dei conigli, ragazzi. Siamo riuscite. E è detta una delle... guarda dietro qua. All'ottavo posto da una delle spiagge più belle di tutto il mondo. Praticamente ti puoi o prenotare su internet. Noi siamo andate, non c'era più posto, però c'è un limite di prenotazione. C'è da ridere. Allora, per andare alla spiaggia dei conigli c'è questa strada che bisogna fare, una ventina di minuti, tutta sassosa, e si va laggiù, che è dove c'è la spiaggia. Guardate qua, una piscina naturale. Allora ragazzi, eccoci qua, vieni dietro di me, guardate, siamo in delle... In piscina. Siamo in piscina, ragazze. Andiamo in piscina? Piscina. No, mettiamoci più in fondo, vieni. Dammi la borsa. Sono io, incazzata anche qua, ok? Sei in ferie, Elena, non puoi essere incazzata anche in ferie. Allora ragazzi, abbiamo fatto un bel tuffo, bellissimo. Dopo vi porterò con me in acqua. E guardate cosa abbiamo qui. La pizza che abbiamo avanzato ieri, ve la mostro. Ta-da! Che adesso diventa prelibata. Amici, stiamo andando per voi, come vedete, in mezzo alla... Stiamo facendo questo sforzo di andare in piscina, perché letteralmente è una piscina questa, come potete guardare. Stiamo ancora prendendo? Stiamo prendendo la dentro o no? I used to believe we were burning on the edge of something beautiful, something beautiful. Selling a dream, smoking mirrors keep us waiting on a miracle, on a miracle. Take gold through the darkest of days, heaven to heartbreak away. Never let you go, never let me down. Torna su.
sono 1:30 e nel momento del secondo turno, quindi quelli che arrivano la mattina se ne vanno e lasciano passare poi il secondo turno. Ora dobbiamo rifarci tutta la scalinata che abbiamo fatto per arrivare, dobbiamo farla per tornare, sarà dura. Ragazzi, c'è, abbiamo fatto una scalinata e dobbiamo ancora finirla, che è pazzesca. Siamo soddisfatte. Io vi consiglio, se venite, di fare tipo la fascia pomeridiana, perché è veramente devastante. Vi consiglio, venite alle 2, così fate la salita per giù e tornate alle 7:30, che ormai il sole è giù e poi potete fare foto bellissime. Infatti noi vorremmo cercare di venire più tardi, ma si può venire solo una volta, ma in realtà non è che ci hanno registrato cose, quindi si può anche provare. Allora, Elena vuole che riprenda questi momenti, perché siamo sempre solo fighe, dovete capire. Non siamo sempre fighe. Siamo umane anche noi. Non siamo sempre fighe, come ci vedete. E i social sono falsità. Questo è quello che siamo. Due vessicagne. Racconta. Era un musso io. Allora, ragazzi, l'aereo è pronta per andare in guerra. Guardatela che si sta mettendo. Adesso andiamo a Fanale di Ponente, e dove ci sarà un faro, non lo so. È andata? Allora Elena dice, cosa dici Elena, che ci facciamo fucilare? Non solo che ti facciamo fucilare, poi prese così sembriamo due immigrati. Raga, praticamente volevamo andare a sto cazzo di Fanale di Ponente. No raga, è chiuso, cioè è tutto chiuso, l'unica strada per raggiungere è chiusa, zona di militare, divieto d'accesso, pericolo, quindi stiamo andando nell'altro lato qui a vedere lo scoglio del Sacramento, ma non si può raggiungere in macchina, dobbiamo andare a piedi, ma non è stata una grande idea perché sono le 2:30 del pomeriggio e coleremo, ci si stacca la pelle tra un po'. Prendendo la frutta. Figli miei, finalmente dopo aver fatto il check-in, esserci connessi a un internet point, aver fatto il check-in e tutto, stiamo andando a Cala Croce, che è una delle spiagge, diciamo, di Lampedusa, quella più vicina al centro, che era quindi comoda, e da quello che ho capito era meglio delle altre due, quindi ve la consiglio anche Calapulcino, ma la ci vogliono 40 minuti di camminata. Quindi abbiamo deciso di venire qua. Sono le 4:30, penso le 5 ormai, quindi ci godiamo il sole migliore. E dopodiché andiamo direttamente al solito posto dove guardiamo il tramonto. Anzi, non è il solito posto, è un altro. Facciamo aperitivino là, cena e poi si concluderà tutto. Vi faccio vedere la spiaggia adesso. Qua il parcheggio. E qui abbiamo la spiaggia. Adesso andiamo vicino all'acqua, che ve la faccio vedere. Anche qua l'acqua è splendida, chiaramente. Eccoci qua ragazzi, questa è Cala Croce. Vi avevo detto che eravamo andati a Cala Croce alle 5:30. Sono le 18 e siamo tornate in macchina, perché a una certa ci siamo guardate e ci siamo dette: mi sono rotta anche di stare qui, andiamo a vedere un'altra cala, vero Elena? Siamo qui per fare aperitivo. Rilassiamo finalmente. Aperitivo con vista. Ecco qua ragazzi, abbiamo preso due prosecchi, paladine e niente, Elena, un bel cin insieme a questa vacanza. Thank you.
Ragazzi, volevo condividere con voi l'immensità di questo, di questa scogliera, guardate. Bella, è pazza, è pazza. Ma guardate la meraviglia dell'immensità. Ultimo giro in Meari, ragazzi, con un bellissimo tramonto. Si torna nella nostra dimora e si torna, si va a cena e poi si mangia. Sì, 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 non so parlare. Non so girare le ruote. Grazie per averci seguito nella nostra vacanza spericolata. E vi abbiamo portato con... Non so. Ragazzi, dovete capire che abbiamo l'aereo alle 8.45, quindi è molto presto. Vi salutiamo con questa visuale, grazie per averci seguito. Insieme, grazie per averci seguito. 1, 2, 3. Grazie per averci seguito. E alla prossima.